Eccoci di nuovo. Abbiamo fatto cuocere i piselli con il nostro pescetto, fino a che sono teneri, quando due. Ok, ci mettiamo il nostro pomodoro che abbiamo saltato in padella, così. Benissimo, ci siamo. Siamo bene 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 bene, facciamo prendere un pochino il bollo, assaggiamo questa di sale, aggiungeremo un pochino d'acqua per mantecare il nostro miglio. Ecco qua, assaggiamo prima questa. Oh, bello profumato. Andremo ad assaggiare questa di sale, mi raccomando, il pesce assaggiate sempre bene, a volte non serve neanche aggiungerlo del sale, quindi mi raccomando. Ok, assaggiate. Ecco. Buonissimo, possiamo aggiungere il nostro miglio, ecco qua, metteremo appena un pochettino di acqua, dargli il tempo di di mangiare. Invece di fare il risotto con il riso, classico riso, lo abbiamo fatto con il miglio. Ok? Così impariamo a fare anche cose diverse. Con il miglio poi ci si può spezzare, ci si fanno anche dei dolci. Sono delle cose che dobbiamo imparare a conoscere. È una cosa antica, poi il miglio anticamente veniva utilizzato. C'è un dolce nella zona in Campania, si chiama il migliaccio, si chiama così proprio perché veniva fatto con il miglio. Poi si è persa l'usanza di usare il miglio e utilizzano il semolino, però se si tornasse a farlo con il miglio, meglio. Fino a pizzichino di sale, ci siamo. Vediamo bene bene. E andremo ad impiattare. Anche questa sera abbiamo imparato a fare un piatto diverso. Cioè un classico piatto si fa. Sì, i piselli, sì, i totani, comunque il pesce. Che ci metterate, quindi che si tratti di totani, calamari, polpi, va benissimo. In questo caso erano proprio dei moscardini e dei totani piccoli piccoli, avete visto, sono cotti, hanno la cottura sicuramente più breve, sono saporiti, roba fresca, quindi non è esageratamente costosa, quindi diventa anche un piatto alla portata di tutti. Così anche noi ci permettiamo un bel risottino con il pesce a casa. Eccolo, benissimo, è pronto, adesso lo impiattiamo. Questo spicchietto d'aglio lo togliamo, così non ci dà fastidio.
Ci siamo. Siamo pazzi. È pronto. Lo possiamo gettare. Quindi spegniamo il fuoco. Prendiamo un piatto. In questo caso possiamo usare anche una barchetta, visto se abbiamo cucinato del pesce, e lo impiattiamo semplicemente. Come vedete, alla fine è comunque un bel piatto ricco. Eccolo qua, profumato, salutare e saporito. Grazie della vostra attenzione, un bacio e un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, buona serata a tutti quanti.